Ciao, siamo alla Libreria Nuove Avventure e oggi parliamo de La morte della pizia di Friedrich Dürrenmatt, edito da Adelphi. Il titolo farebbe pensare a un saggio magari importante, un po' anche noioso, sulla fine della religione degli antichi greci, del sistema dei Vaticini. È in realtà un racconto breve breve che si legge in una sera. Ed è un racconto che all'inizio sembra qualcosa di molto diverso rispetto a quello che poi si scoprirà essere realmente. Vi leggo l'incipit. Stizzita per la scemenza dei suoi stessi oracoli e per l'ingenua credulità dei greci, la sacerdotessa di Delfi, Pannichis undicesima, lunga e secca come quasi tutte le pizze che l'avevano preceduta, ascoltò le domande del giovane Edipo, un altro che voleva sapere se i suoi genitori erano davvero i suoi genitori. Come se fosse facile stabilire una cosa del genere nei circoli aristocratici, dove senza scherzi donne maritate davano a intendere ai loro consorti, i quali finivano per crederci, come qualmente Zeus in persona si fosse giaciuto con loro. Vecchia com'era, Pannichis undicesima trascinava stancamente, anno dopo anno, la sua interminabile esistenza, sempre ai ferri corti con il gran sacerdote, che pure grazie a lei faceva soldi a palate. Perché più passava il tempo, più i suoi responsi diventavano spavaldi e azzardati. Non che lei credesse alle cose che diceva, anzi, vaticinava in quel modo proprio per farsi beffe di coloro che credevano in lei, col risultato però di destare in suoi devoti una fede assolutamente incondizionata. Pannichis profetava, vaticinava imperterrita, neanche a parlarne di poter andare in pensione. Il santuario era umido e pieno di correnti d'aria. L'interno era squallido, una spelonca male isolata di roccia calcarea. A unico conforto di Pannichis, i vapori che scaturivano dalla fenditura nella roccia, giusto sotto il tripode sul quale lei era assisa, alleviavano i dolori reumatici provocati dalle correnti d'aria. L'inizio di questo raccontino è scoppiettante, sembra il miglior humor inglese, una presa in giro di tutto quel mondo paludato, serio, drammatico che noi abbiamo imparato a conoscere dai film, dai testi della mitologia, chi ha fatto il classico dalle versioni. In questo mondo, in questa presa in giro del mondo greco, poi arriva anche Tiresia. Se Pannichis, la pizia, è una vecchia che non ne può più di fare quello sporco lavoro e il sacerdote è un truffatore, Tiresia, il veggente cieco che compare in gran parte dei miti, questa figura quasi sacrale, non è esattamente come noi ce lo aspettiamo. Benché si fosse appena accomodata su una sedia, Pannichis undicesima scattò in piedi e dichiarò che con Tiresia non voleva avere niente a che fare. Era ormai troppo vecchia, protestò, per poter imparare teneramente e recitare con sicurezza gli oracoli altrui. Arrivederci e grazie. Un momento, disse Merops, inseguendole e sbarrandole il passo sulla soglia dell'ufficio. Un momento, non era il caso di prendersela in quel modo. Anche lui era convinto che quel cieco di un Tiresia fosse un tipo quanto mai sgradevole. Di sicuro il più grande maneggione politicante di tutta la Grecia, e per Apollo marcio e corrotto fino alle midolla. Ma bisognava ammettere, aggiunse, che nessuno pagava bene come Tiresia. E stavolta la sua richiesta era più che comprensibile, essendo a Tebe di nuovo scoppiata la peste. La peste era di casa, Tebe, borbottò Pannichis. Né c'era da stupirsene poi tanto, disse. Bastava dare un'occhiata alle condizioni igieniche intorno all'Acropoli. Pannichis, l'abbiamo detto, è una vecchia che profetizza a caso, dice le scemenze che le passano per la testa e si stupisce che le persone le credano. Invece Tiresia è un uomo che quello che dice, o come in questo caso vedremo, fa dire, lui vuole pagare la pizia perché dia un determinato responso a una persona, quello che Tiresia fa dire è sempre molto studiato, calibrato, perché è un politicante, è un maneggione. E da queste premesse uno potrebbe pensare che tutto questo raccontino, La morte della pizia di Dürrenmatt, sia una presa in giro del mondo antico. In realtà non è così, o meglio, lo è solo nella prima parte. A un certo punto cala la notte e Tiresia e la pizia hanno delle apparizioni. Siamo, l'abbiamo detto, nel mondo della mitologia classica, nell'esattezza in quel segmento legato al mito di Edipo. Edipo, Laio, Giocasta, la Sfinge. E queste figure appaiono nei sogni di questi due bugiardi, perché alla fine Tiresia e la Pizia sono due bugiardi. E gli appaiono parlando della loro vita. Ognuno racconta come si sono svolte le loro azioni e
e come queste azioni sono state influenzate dai responsi, dai vaticini che hanno sentito da questi due veggenti. Solo che ognuno di loro racconta la verità per come l'ha vissuta loro, mentre i due veggenti, da fuori dalle azioni, possono avere un quadro completo di come si sono svolte le cose e perché si sono svolte così. Quello che prima sembrava un racconto umoristico, una presa in giro divertente, inizia a diventare qualcosa di molto più serio. Una riflessione sul destino, se il destino esiste o se il destino non esiste, se siamo noi con le nostre azioni, che siamo gli artefici della propria fortuna, per citare la famosa locuzione latina, oppure se le cose ci capitano nonostante le nostre azioni. Si riflette su cos'è la verità. E su quanto le parole plasmino le nostre azioni. Si finisce poi a parlare degli uomini e di come reagiscono a queste avversità e a tutto ciò su cui si è parlato, la verità, la parola, il credere agli altri, e si divide l'umanità in due persone, in due categorie. Gli uni penseranno che il mondo è criticabile, gli altri lo prenderanno così com'è. Gli uni sosterranno che il corso della storia obbedisce a leggi ben precise, gli altri diranno che queste leggi esistono solamente nella immaginazione degli uomini. Il conflitto fra noi due, Pannichis, il conflitto fra il veggente e la pizia, divamperà su tutti i fronti. Quello che all'inizio ci sembrava un'amena lettura diventa, col passare delle pagine, ribadisco, è un racconto breve, una riflessione godibile, perché lo stile è sempre molto leggero, si scoprirà insomma che sia la Sfinge che Giocasta non erano queste figure virginali o comunque innocenti che ci vengono proposte dalla mitologia, diventa comunque una riflessione amara su come gli uomini si comportano e come gli uomini cambiano la vita di altre persone con le loro parole. È quindi un testo che può avere più chiavi di lettura, secondo me un bellissimo testo da leggere per passare una sera divertendosi, ma riflettendo su delle domande, su delle, oserei dire, delle riflessioni che ci siamo fatti tutti almeno una volta nella vita. Questa era La morte della pizia di Friedrich Dürrenmatt, edito da Delphi, dalla libreria Nuova Avventura è tutto. Buona lettura!